Siamo con Franco Gramenzi, lo dicevamo prima, Latina vince due punti importantissimi al Falcone Borsellino. Coach, lasciamo subito lo spazio alle curiosità dei giornalisti. Beniamino Pascale le chiede, abbiamo visto una squadra che non ha mai mollato e che ha avuto qualche passaggio a vuoto. Paradossalmente cosa ha da rimproverare ai suoi? Ma abbiamo avuto dei passaggi a vuoto, sì, ma li abbiamo anche spesso, ci capita di perdere qualche pallone di troppo o di avere dei momenti dove facciamo fatica a trovare l'uomo giusto e la soluzione giusta in attacco. Questo un po' è stato il motivo anche di altre partite. Stiamo lavorando su queste situazioni, cerchiamo di migliorare nei singoli giorno dopo giorno e guardiamo avanti in un campionato dove sapevamo che dovevamo soffrire e siamo pronti a farlo fino in fondo. Luca Ficucello invece le chiede, sicuramente sono stati decisivi gli ultimi minuti del match durante i quali la sua squadra ha dimostrato nervi saldi e buone geometrie di gioco. Ritiene sia stata questa la chiave di svolta di una partita sostanzialmente equilibrata? Ma no, la partita bisogna guardarla nell'arco dei 40 minuti, credo. Ci sono stati dei momenti buoni da parte nostra, dei momenti buoni degli avversari. Su più 9 abbiamo rischiato il ritorno di San Severo con dei tiri a volte anche impossibili. C'è stata la bomba di Bottioni, ci sono stati su due rimbalzi d'attacco, due palle vaganti che Jones ha recuperato e è stato bravissimo a realizzare e questo li ha tenuti in partita fino in fondo. Gli ultimi due minuti siamo stati bravi a mantenere, seppur di due punti, il vantaggio, ma a mantenerlo. Quindi devo dire che in quel momento l'esperienza di Marco Passera è stata determinante e anche alcune soluzioni in campo dei singoli sono venute bene. Quindi un po' è tutta la partita, io guarderei non solo gli ultimi due minuti perché credo che la vittoria sia stata costruita fin dall'inizio, dai primi due quarti, ma anche nel terzo pian piano quando poi abbiamo provato a dare il primo break e poi invece San Severo lì è stata brava a rientrare. Lo ripeto, le partite così sono punto a punto, alla fine sono pochi gli episodi, ma è chiaro che va guardata poi nell'arco dei 40 minuti la partita e negli errori che uno fa, più o meno fa, nell'arco dei 40 minuti. Sì. L'ultima, Dante Fallucca di Basket Universo, le dice squadra sempre sul pezzo nonostante qualche difficoltà iniziale. La supremazia di Gibbeck l'avete trovata in partita o pensava potesse essere effettivamente il punto a vostro favore su cui giocare il match? Ma è chiaro, contro San Severo, che in alcuni momenti ha dei quintetti piccoli, già il quintetto iniziale ad esempio era più piccolo, ma anche con Mortellaro obiettivamente è una squadra che può fare fatica contro Gibbeck, contro l'altezza della posizione di Gibbeck, ma contro Gibbeck fanno un po' fatica tutti. Poi a volte purtroppo, essendo ancora giovane, inesperto, è lui che un po' si difende da solo in alcune occasioni, passatemi così la battuta. E devo dire, oggi ha fatto una buona prestazione, purtroppo non possiamo guardare solo oggi, noi guardiamo sempre quello che è successo dall'inizio dell'anno, stiamo facendo dei passi in avanti, ma lì il cammino è ancora lungo. Non so se avremo tutto il tempo, io spero di sì, mi auguro di sì, ma sappiamo che le difficoltà sono in questo campionato sono tante e quindi non è una vittoria che può farci, ci fa piacere sicuramente, ma dobbiamo continuare su questa strada per poter dire che effettivamente stiamo migliorando. Coach, comunque complimenti e in bocca al lupo per tutto. La ringrazio, buon lavoro a tutti. Grazie.